Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie a voi per essere qui. Io sarò breve, come si dice in questi casi, ma non perché sia una mia peculiarità, perché è breve la vita del progetto. Sherpa TV è in linea sul web gratuitamente dal 4 luglio di quest'anno, quindi ha 4, forse 5 mesi di vita. Ad oggi ha un unico cliente, che è la Presidenza del Consiglio dei Ministri e quindi tutti i ministeri. Sherpa TV si occupa di politica e fa qualcosa di analogo a quello che fa il progetto local di Pagine Gialle. È un progetto che nasce in un contesto che viene, insomma, che lavora, che si rapporta professionalmente con la politica ogni giorno, che è Reti Spa, che è una società di lobbying e public affair. Innanzitutto perché il tema della politica. Noi trattiamo un argomento che, insomma, è di per sé abbastanza noioso, difficile da trattare perché molto spesso espresso in un linguaggio tecnico, poco accessibile ed è anche molto delicato da trattare. E lo facciamo prevalentemente con quello che è l'unico prodotto che oggi vendiamo, che è un'agenda istituzionale. Cioè noi tracciamo oggi tutti gli eventi a carattere politico istituzionale del Paese, anche a livello comunitario su Bruxelles, tenendo un track record di circa 100-120 appuntamenti al giorno, e con questi appuntamenti creiamo un'agenda dei processi politico-istituzionali del Paese che rendiamo disponibile agli addetti ai lavori. Innanzitutto perché questo contenuto? Perché la politica? Di questi giorni la pubblicazione del rapporto Istat, che ci rappresenta una società, insomma, addirittura una poltiglia inconcludente di elementi individuali e con un problema di crisi delle istituzioni, roba già sentita un anno fa circa da Giampaolo Fabris, che parlava di un senso di insicurezza latente, generalizzato, che richiede il recupero del ruolo delle istituzioni come soggetti garanti, soprattutto per le fasce e le categorie più deboli. Quindi un contenuto di per sé noioso, difficile e che non ha un linguaggio semplice, portato avanti da strutture che, insomma, sono piuttosto, hanno un approccio, processi, procedure, professionalità piuttosto vecchie, che stentano a rinnovarsi, strumenti poco al passo con i tempi, e una macchinosità organizzativa che poi è quella tipica del concetto del ministero ci evoca, non è solo una percezione dell'opinione pubblica, ma perlomeno per noi che ci lavoriamo quotidianamente, è possibile riscontrarla nel modo di lavorare, di programmare l'attività lavorativa e soprattutto di comunicarla all'esterno. E questo è uno dei problemi che aggrava il gap tra istituzioni e cittadini. Però noi non ci rivolgiamo ai cittadini, ma ci rivolgiamo a chi lavora con le istituzioni. Ci basiamo su un piano editoriale che ci posiziona temporalmente in maniera piuttosto, crediamo, originale, perché parlavamo ieri con un altro dei relatori con cui ci siamo incontrati per caso di come fino a pochi anni fa ci informavamo, le notizie ci arrivavano in TV, poi leggevamo i commenti e gli approfondimenti sui giornali, se ci andava di leggere un approfondimento ulteriore compravamo il settimanale, mentre sul mensile leggevamo l'inchiesta, ed è un po' quello che ormai era diventata una consuetudine nel modo di tutti noi di informarsi, in particolare sui temi della politica. Poi sono arrivati i new media che si sono creati uno spazio, l'hanno fatto di forza, di prepotenza. Oggi ci si informa prevalentemente con strumenti più rapidi, più veloci, più accessibili, le notizie ci arrivano dai telefonini, ci arrivano sul web, il telegiornale c'è ogni mezz'ora, e quindi i quotidiani e le TV si sono spostate sul commento, l'approfondimento, e quindi c'è stato un complessivo slittamento di questi media. Media che sono comunque sull'asse del tempo piuttosto affollati. Oggi la gara più o meno si concentra su chi riesce a darci l'informazione con qualche secondo d'anticipo, se ci arriva prima l'SMS, oppure se Repubblica.it ci fa vedere la fotografia, oppure ci dà lo straccio dell'intercettazione sul web 10 minuti prima.
Ad esempio, un caso interessante di studio che è stato rilevato anche dall'Economist come uno dei media più influenti del nostro paese soltanto l'anno scorso è Dagospia, perché si smarca un po' da questo posizionamento utilizzando il gossip, quindi tenendo fede alla promessa del titolo, faccio la spia, e dà le informazioni in anticipo, quando non sono ancora fatti, ma quando sono delle informazioni di straforo che riesce ad avere e che quindi lo rendono in qualche modo non tanto autorevole quanto capace di condizionare il dibattito politico e anche quello degli altri media. Sherpa TV sceglie la stessa tecnica di posizionamento, ci mettiamo prima che le cose avvengano, però non ne parliamo in termini di gossip, ma teniamo uno standing molto istituzionale, ci limitiamo a comporre l'agenda, cioè noi ogni giorno inseriamo in un archivio che ormai già è di notevoli dimensioni, dagli 80 ai 120 appuntamenti, non di oggi ovviamente, ma della prossima settimana o del mese prossimo. Da questi appuntamenti, di cui offriamo anche dei dettagli, su 120 appuntamenti al giorno, almeno per una ventina di questi facciamo dei veri e propri dossier, chi partecipa a questi appuntamenti, il senso dell'appuntamento, le schede dei partecipanti, le interviste che svolgiamo in netto anticipo, e le schede dettagliate di questi partecipanti, offriamo tutta la documentazione ufficiale di riferimento, quindi tutti i documenti di fonte istituzionale, leggi, comunicati stampa, progetti di legge, tutto questo cercando di limitare il trattamento giornalistico nei limiti del possibile, laddove per il solo fatto che un'informazione è stata selezionata subisce un trattamento, noi cerchiamo di offrire una visione neutrale dei fatti prima ancora che succedano, fornendo agli addetti ai lavori, a chi poi si dovrà occupare di fare giornalismo e di comunicare al pubblico più vasto, tutti gli elementi di corredo dell'informazione. Per fare questo non utilizziamo prevalentemente giornalisti, ma piuttosto dei giovani di estrazione universitaria, dei ricercatori, economisti, normativisti, dei codificatori, costituzionalisti, che quindi hanno una competenza specifica sui temi, anche se poi abbiamo delle troupe giornalistiche che si occupano poi di coprire in anticipo i dossier, andando a fare per tempo le interviste ai protagonisti, a comporre un'informazione che ad un paio di giorni dall'evento diventa un semilavorato che giornalisti, politici, soprattutto i loro staff e lobbisti possono utilizzare a scopo prettamente professionale. Quindi insomma siamo una roba abbastanza di nicchia. Noi con i nostri 6.000 accessi al giorno, dopo due mesi, tre mesi di vita senza aver fatto alcun lancio, considerato la ristrettezza del nostro target di riferimento, ci consideriamo già abbastanza soddisfatti.